Eccoci qua. Innanzitutto, ecco l'obiettivo, se no lo perdiamo. Ripartenza, un tema caldo, ma un tema anche molto, molto vero. Quali sono le date? Allora, innanzitutto il DPCM attuale ci dice che prima del 5 marzo non c'è alcun via liberi tutti per quanto riguarda le aperture della palestra. Secondo aspetto importantissimo. In realtà in questi giorni sono uscite molte notizie e a quanto pare il Comitato Tecnico Scientifico ha dato le linee guida di un'ipotetica riapertura che ancora chiaramente non conosciamo. Ma prima di andare avanti, innanzitutto, ben arrivato in quello che è la puntata di oggi, l'episodio, il nuovo episodio del Rich Fit Breakfast. Se è la prima volta che sei con noi, sappi che io sono Emanuele Pianelli, cofondatore del sistema Rich Fit insieme a Paolo Ricchi. Se è la prima volta che sei comunque da noi, ti consiglio vivamente di registrarti in questo canale, di attivare la campanellina magica per rimanere costantemente aggiornato sui temi di marketing, management e vendita dedicati in modo specifico al mondo del fitness. Quindi, se sei un personal trainer, se sei un imprenditore nel mondo del fitness, se sei un titolare di centro fitness, rinnovo il mio invito. Ritorniamo all'argomento centrale: riapertura fra dubbi, incertezze. Certezze e paure, paure del tutto lecite. Andiamo per ordine, partiamo dalle certezze, come abbiamo già visto, fino al 5 di marzo in realtà il DPCM lascia ancora i nostri amati club chiusi. Dall'altra parte, la seconda certezza che abbiamo è che la voglia di aprire, la voglia, il desiderio di alzare la serranda non è mai mancata nel nostro settore. Siamo chiusi da troppi mesi, quindi questa è una certezza davvero forte. Lo sappiamo, lo vogliamo. Spero che anche tu stia da questa parte, ovvero che voglia aprire il tuo club. Ma fammi sapere la tua nei commenti. Adesso passiamo alle domande, ma in particolar modo alle domande frequenti. E quindi fra queste vengono fuori domande del tipo: ma quali saranno realmente le regole? A quali condizioni ci faranno aprire? Le regole che stiamo vedendo sui vari giornali da parte del CTS sono davvero queste o ci saranno delle sorprese come spesso poi è accaduto? E dall'altra parte ancora domande inerenti ai clienti: che cosa vorranno i clienti? Rientreranno veramente? Torneranno nelle nostre palestre, nei nostri club? E i nostri collaboratori sono pronti alla ripartenza? Sono davvero pronti al movimento? Come abbiamo visto, domande del tutto lecite, ma attenzione a dove direzioni la tua attenzione, perché è importante anche comprendere la qualità delle domande che ci facciamo. Quasi tutte queste domande che abbiamo appena visto in realtà sono fuori dal nostro diretto controllo, sono fuori da una direttissima responsabilità, o meglio, in parte sì, come quelle verso i clienti, verso i collaboratori, siamo in grado di poter influenzare, non abbiamo il totale controllo, ma siamo in grado di poter influenzare in parte anche le loro decisioni se facciamo delle azioni. Ma tutte quelle che riguardano il governo, il CTS, le regole, chiaramente sono nettamente al di fuori dal nostro reale controllo. Quindi, piuttosto che soffermarci su quelle domande che sono completamente fuori dalla nostra portata, direzionerei direttamente il focus di questa puntata su quelle che sono le domande che realmente sono sotto la nostra dipendenza e alla quale possiamo rispondere con azioni pratiche. Anche perché vedo costantemente cercare quella singola cosa, la risposta alla soluzione di qualsiasi problema nell'universo mondo, dalla riapertura alle fame nel mondo, da quello che può essere risolviamo il problema reale di quello che poi è apriamo nuovamente i centri sportivi, torniamo ad avere clienti direttamente in azienda, a quello che può essere qualsiasi risposta che vogliamo trovare lì fuori o lì in mezzo nel fantastico mondo del web o fra chiunque ci sta lì vicino. Ma come abbiamo visto, se vogliamo fare la differenza, l'unica cosa sulla quale dovremmo concentrarci in realtà sono quelle domande sulla quale abbiamo il pieno controllo. E le vediamo proprio tra pochissimo. Ho selezionato fra questo solo 5 domande davvero fondamentali, ma eventualmente dimmi la tua nei commenti, fammi sapere su quali domande stai riflettendo e sulle quali in realtà desidereresti avere delle risposte vere, concrete. Anche perché noi imprenditori abbiamo il dovere di trovare le soluzioni a queste domande. E questo in parte è il nostro mestiere. Noi risolviamo problemi ed è quello che dobbiamo fare, specialmente su quei problemi che realmente dipendono da noi. Vedi,
C'è una cosa importante da comprendere: il mondo è in continuo cambiamento. Questa è una cosa che non è da favole, da novelle, non è roba presa da un libro che adesso voglio raccontarti. Adesso c'è Emanuele che vuole dirmi il mondo è in continuo cambiamento, entra nel flusso. No, no, è una cosa che purtroppo spesso e volentieri non viene minimamente accettata, non solo compresa, ma neanche accettata. Tutto cambia. Vedi, anche il tempo che vediamo lì fuori, banalmente c'è il cielo azzurro, quel cielo azzurro non sarà per sempre, arriverà la pioggia. Non voglio dire il contrario, anche perché il corvo mi ha già preceduto, si è preso lui il diritto di dire non può piovere per sempre, come le cose brutte, come anche le cose belle, come le chiusure, come anche l'apertura. Tutto in continuo cambiamento, e alcuni degli approcci, vedi, del passato oggi probabilmente non hanno alcun senso. Questo mi fa ricordare sempre quello che è un momento particolare della gioventù, anzi in realtà di quando la mia grande figliuola giocava con quel gioco, come si chiamano, le forme ad incastro, no? Non so se hai presente, solitamente in legno ma anche in plastica, avevi questi cubotti con una serie di disegni geometrici sopra da quale dovevi far passare delle forme, e lei si incaponiva in maniera tremenda a voler inserire quel cubo che aveva in mano ma passando dal cerchio, ed era una cosa impossibile, e lei continuava a inferocirsi sempre di più, ma alla fine il problema qual era? Il gioco è rotto. Papà, gioco è rotto? No, non è rotto il gioco. Sei tu che stai approcciando male il gioco, non è colpa del gioco. Stai cercando di ficcare dentro una soluzione a un problema diverso dentro quello che stai vivendo in questo momento. E questo è quello che accade spesso, anche che potrebbe accadere come rischio maggiore all'interno di quello che è il mondo nostro, il mondo del fitness, proprio nel momento in cui torneremo ad aprire. Voler adattare soluzioni del passato che probabilmente non hanno neanche funzionato, a volerle adattare a quella che è oggi il 2021, pandemia inclusa. In tempi di pandemia voler prendere ancora in considerazione robe del passato probabilmente non è la strategia migliore, ma soprattutto incaponirsi nel voler mettere dentro quella forma geometrica nel posto sbagliato potrebbe non essere la migliore strategia, anche perché l'unica cosa che possiamo dire poi alla fine è il gioco è rotto, ma non è detto che sia il gioco rotto, magari stiamo interpretando male anche quelli che sono i segnali del mercato, le esigenze dei nostri clienti. Come ho detto poc'anzi, le esigenze cambiano, il mutamento è costante, e quindi oggi bisogna intercettare quelle esigenze, ed è per questo che voglio fornirti queste 5 domande sulla quale riflettere. Poi dimmi tu la tua, rifletti anche tu da parte tua su quelle che possono essere delle risposte, ma in parte focalizzati davvero su queste domande. Vedi, la prima domanda che realmente mi farei è questa, ed è: come posso aiutare veramente il mio cliente, il mio potenziale cliente, a ottenere ciò che desidera nonostante il cambiamento in atto, nonostante tutto, con quello che io in questo momento ho a disposizione? E qual è questa cosa che mi permetterà di sopravvivere al momento che stiamo vivendo e soprattutto prosperare domani, quando tutto questo sarà finalmente passato? Questa è la prima domanda che mi farei, ed è la prima cosa su cui rifletterei, dalla quale poi non per forza andrei a inserire quello che è stato il passato, come ad esempio quei listini scritti sul marmo, gli orari attività fatti in quel modo, il trainer deve fare quell'orario, il listino è per forza questo, combiniamo quello con quell'altro, dove è scritto, chi l'ha detto, distruggiamo queste pietre con su scritte delle regole che non funzionavano neanche al tempo, ed entriamo in un mondo che possa darci l'opportunità di poter lavorare con i clienti e soprattutto monetizzandoli. Quindi la prima domanda vera è: come posso aiutare i miei clienti ad ottenere ciò che desiderano? E questa mi porta, collegata a questa domanda, quale modello devo inseguire, seguire, emulare, copiare in alcuni casi, o adattare o costruire completamente da caso? Cioè, qual è il modello che oggi per me può fare la differenza? Seconda domanda che metterei proprio qui sul petto è: come posso far percepire il mio valore sempre di più? Su questo abbiamo già creato davvero una tonnellata di materiale, quindi ti invito ad andare anche sul blog richfit.co, occhio, richfit.co. Vai sulla sezione blog, abbiamo creato veramente una tonnellata di materiali che possono aiutarti anche nel comprendere meglio quali ulteriori domande farti per
far crescere sempre di più il valore, il tuo valore nel mercato e farlo percepire, farlo sentire. Non è una frasetta magica che farà questa cosa, ma sono delle azioni reali, strutturali. E ancora, come posso arrivare davanti ai miei potenziali clienti? Come posso andare ad impattare con queste persone che hanno quel problema, che hanno quel desiderio, quell'ambizione a raggiungere il corpo che desiderano, eliminare il dolore che stanno vivendo? Come posso fare in modo di raggiungerli? Come arrivo a loro? E poi come posso distinguermi dalla massa, dai concorrenti, dai competitor? A tutti i livelli abbiamo un fottiliardo di competitor dalla quale doverci distinguere, districarci in questi meandri di questo mercato sempre più folto di persone. Come posso distinguermi per fare in modo di dare una ragione al mio potenziale cliente per scegliere me rispetto a un mio competitor piuttosto che continuare a rimanere nel suo divano? E poi in che modo monetizzerò il mio lavoro? Questo impegno, questo sacrificio, come verrà monetizzato? I soldini da dove arriveranno? Voglio rimanere ancora col concetto mediocre del solo abbonamento? Rimanere lì appeso a dei prezzi che negli anni sono semplicemente scesi? E poi ci siamo lamentati nel tempo che il cliente non capisce, non comprende la qualità, ma siamo sicuri che sia solo esclusivamente colpa del cliente? O oggi che abbiamo avuto la possibilità di riflettere, di fare anche autoanalisi dopo questi 1000 mesi di chiusura e quindi capire come poterli aiutare ad entrare in modo diverso e monetizzare anche con sistemi alternativi, non rimanendo per forza focalizzati con quello che è stato il passato? Ed è proprio per questo che colgo l'occasione per darti questo annuncio durante il Rich Fit Breakfast, che abbiamo deciso di ripetere in piedi la sfida di Rich Fit, la sfida dei 5 giorni Club e On Demand. Se non sai di che cosa sto parlando, sappi che è una figata pazzesca, e ti dico subito che cos'è. Sono 5 giorni, 5 giorni di formazione totalmente gratuito, un'ora per ogni singolo giorno. Io, Paolo Ricchi e Massimiliano Cappuccini saremo al tuo fianco per darti strategie, strumenti, tecniche, tutto quello di cui hai bisogno per poter tornare a bombazza sul mercato, andare lì a prendere un perfetto sconosciuto e trasformarlo in un cliente, ma soprattutto fare chiarezza mentale su quale modello perseguire, dove spostare la tua attenzione, come inseguire i tuoi clienti, o meglio attrarre i tuoi potenziali clienti e farli diventare dei fan e dei super innamorati del tuo servizio. Ti ricordo che partecipare a questa sfida è totalmente gratuito, trovi tutte le informazioni all'interno di clubberondemand.com o direttamente qui in basso in descrizione trovi il link per accedere e goderti questa super sfida, questa challenge di casa Rich Fit per 5 giorni, una singola ora al giorno. Io credo di averti detto tutto su questo e spero che possa esserti e tornarti utile per fare la differenza nel tuo club o con la tua attività nel mondo del fitness. Quindi non vedo l'ora di vederti dall'altra parte, e adesso penso di essere arrivato a quel momento dove possiamo partire con i saluti. Ma prima ancora di chiudere l'episodio di oggi, un ultimo invito. Ti ricordo di farmi sapere la tua nei commenti, scrivili, utilizzali, sono qui sotto, fammi sapere cosa ne pensi. Ho bisogno di sapere, di conoscere anche la tua che sei dall'altra parte. Detto questo, per oggi finisce qui l'episodio di Rich Fit Breakfast. Ci vediamo alla prossima puntata. Un abbraccio, ciao a tutti.